Ecco, por Tercole come oggi, qui morì Michelangelo Merisi da Caravaggio, il Caravaggio. Siamo appena fuori delle mura, qui si vede il campanile della chiesa di Sant'Erasmo, dove probabilmente vennero officiati i suoi funerali. Dinanzi a noi uno dei due forti che chiude l'imboccatura del porto. Ecco ancora la porta con la sua torre e subito dietro è l'ospedale di Santa Croce, adesso andiamo lì, dove è registrato il suo atto di morte, dove malato, morì. Ecco l'ospedale di Santa Croce, ma ridotto, ora è una costruzione qualsiasi. E se noi scendiamo andiamo a vedere la porta da cui Caravaggio entrò per uscire, poi dopo già passato al Creatore con il suo corpo. Ecco la porta antica con delle croci che si vedono qui. Ogni parrocchia, ogni chiesa importante aveva un suo ospedale, c'è cioè un luogo con una confraternita che aiutava il clero per le persone bisognose. Ed ecco appunto siamo all'ospedale di Santa Croce. Caravaggio non era ai tempi un pittore maledetto, ma era amatissimo. Tutti fecero di tutto per farlo tornare a Roma e lui era felicissimo di tornare. Arrivò a Palo, come mostra un video, il nostro ultimo video di chiaro e di scuro su Caravaggio, ma non si sa perché venne bloccato e partì via la Feluca con i suoi quadri. Lui pensò che la Feluca fosse diretta a Portercole e si diresse qui. Camminò lungo le spiagge lungo la costa, che a quei tempi era piena di malaria, anche adesso è piena di zanzare. Probabilmente camminò sulla Feniglia e arrivò qui, che era già febbricitante. Qui è l'ospedale, qui è la parrocchia che è al fianco. L'ospedale in alto fra gli ulivi, e qui la chiesa molto rifatta, ma che conserva ancora il portale antico. Qui vennero fatti probabilmente i funerali del Merisi. Mi venne questa espressione quando arrivò a Palo: dovette provare una gioia grandissima, finalmente tornava a Roma, perché lui a Roma voleva stare, non gli interessava nient'altro, gli interessava dipingere per i papi, per i cardinali, era quello il suo posto, ma la sorte per lui, il destino misterioso, noi non sappiamo cosa succede, perché nella vita degli uomini avremo un secondo ciclo meraviglioso. Probabilmente Caravaggio camminò, si vede sullo sfondo oltre il mare dove c'è la terraferma e la Feniglia, dietro c'è la laguna. Dovete camminare a piedi e poi probabilmente ho preso una barca dalla Feniglia per venire qui. Qui siamo appunto nella parte vecchia di Portercoli, si vede l'antico forte e qui il porto attuale con le barche adesso dei VIP della Roma e della Toscana. E noi siamo nella parte vecchia, all'interno delle mura del vecchio paese. Ancora la chiesa e qui le mura con la strada che scende. Noi siamo dentro le mura, subito fuori, lì fuori delle mura, ovviamente. Ecco Portercoli con il suo porto, qui ancora la Feniglia dove Caravaggio camminò dall'altra parte del mare, qui il porto nuovo. E qui siamo nella piazzetta detta di Santa Barbara, che era il centro del paese vecchio. Santa Barbara è la patrona degli artificieri, e qui era il palazzo del governatore. Venne distrutto totalmente nel 1544 dai turchi musulmani che attaccarono. Caravaggio si fece cavaliere di Malta nella lotta proprio contro i turchi, assediarono Malta, fecero delle distruzioni incredibili a Otranto, e sicuramente l'Andalusia cadde definitivamente sotto i re cattolici, perché temevano che l'ultimo presidio, diciamo che era il resto della prima avanzata musulmana araba, sarebbe caduta nei turchi e da lì avrebbero conquistato, quindi decisero di farla finita. Ecco, qui c'era il palazzo, qui sicuramente poi Caravaggio dovette venire malato in questa piazzetta, lo possiamo immaginare qui. Poi la piazzetta venne distrutta una seconda volta sotto la Seconda Guerra Mondiale per i bombardamenti. Sono rimasti qualche portale, questo portale che si vede a sinistra, qualche scala antica, ma molte delle cose sono totalmente moderne. Qui la torretta del vecchio forte, proprio che era la stessa città di Porto Ercole fortificata, dietro si vede dove sono le case, è Ansedonia, Cosa, che venne invece attaccata nel primo millennio dagli arabi e decadde definitivamente.
ma noi siamo adesso a Porterco nel periodo del 1600, quando c'erano i turchi che devastavano il Mediterraneo. La targa ricorda che l'attacco del 1544 fu fatto dal pirata corsaro, appunto turco, Khair al-Din, detto Barbarossa, famoso per la sua barba, che appunto conquistò Portercole. La porta del Borgo Vecchio di Portercole, con la targa che ricorda l'ultima residenza sulla terra di Caravaggio. Si vede come deve essere molto lavorata. Siamo nello stato dei presidi, a quei tempi guidato dagli spagnoli, come Napoli. Qui era tutta la decorazione della viale d'ingresso. Qui dal porto, il Borgo Vecchio, si vede la chiesa di Sant'Erasmo, appunto quella del funerale di Caravaggio. Sant'Erasmo è il protettore di Portercole, e subito alla destra si vede l'ospedale della Santa Croce, il luogo dove si curavano i marinai, i combattenti, eccetera, che venivano feriti, i pellegrini, i viandanti. Ed ecco qui, fra tanti altri, nel cimitero di Portercole riposano le spoglie del Merisi. Gli studiosi locali ritengono di aver individuato i suoi resti dentro la fossa comune in cui era anche il suo corpo, e lo hanno posto a parte con un'arca.